Ecco quello che abbiamo detto poco fa, Floriani, lo ripeto anche a lei, migliore in campo nella partita di oggi, soprattutto nel primo tempo, poi nel finale si è andato tante volte in sovrapposizione, hai propiziato il gol di Cuppone, piano piano ti stai prendendo lo spazio che vorresti. Sì, sì, grazie mille. L'importante oggi era vincere la partita, in un modo o nell'altro. Penso che comunque abbiamo approcciato la partita nel migliore dei modi. E era una partita pericolosa perché comunque il secondo tempo, anche se i ritmi si erano abbassati, loro si sono proposti più volte, quindi era facile magari avere un calo di concentrazione, però siamo rimasti concentrati per tutta la partita e abbiamo passato il turno. Eccolo qua, le cose più belle del Pescara si sono viste quando riuscivate a trovare nella tua catena, la catena di destra, lo spazio per mandarti poi vicino all'area di rigore. Sì, sì, certo, il mister ci chiede sempre di comunque giocare verticalmente e poi in un modo o nell'altro gli spazi si trovano. Penso che comunque siamo stati bravi a muoverci tutti quanti, non siamo stati statici e alla fine loro si sono aperti e siamo stati bravi a sfruttare lo spazio. Una domanda per Floriani, Massimo, gliela giro io. No, io gli voglio fare solo i complimenti perché oggi ho visto un ottimo Floriani, ma l'avevo visto già all'opera molto bene nel confronto con il Rimini, ricordiamo tutti quel salvataggio direi clamoroso, no? Il corso del primo tempo, e quindi vi faccio soltanto i complimenti perché sta crescendo molto bene, sapevamo delle sue qualità, adesso le sta confermando, gli manca solo di giocare un po' con un po' più di continuità, ecco, diciamo così. Arrivano tanti complimenti da studio, Floriani, abbiamo tra l'altro ricordato il salvataggio che hai fatto nella partita con il Rimini, valeva un gol fatto, probabilmente ora hai bisogno di giocare anche in campionato con un po' più di continuità, so che non lo puoi dire tu, però lo diciamo. Ah, io penso solamente a migliorare giorno dopo giorno, ad ascoltare ciò che mi dice il mister in settimana e a cercare di proporre quello che facciamo in settimana. Ovviamente le scelte le fa il mister, io su questo non metto bocca, però penso che comunque la competizione in una squadra faccia sempre bene, daremo tutti il massimo ovviamente per giocare a domenica e poi sarà il mister a fare le sue valutazioni.